non solo tornei e allenamenti. Gaiba, l'incredibile realtà del tennis su erba, nata ai confini tra Veneto ed Emilia-Romagna, è molto, molto di più. Le giocatrici che arrivano su questi campi per l'ormai immancabile Open vengono letteralmente trasportate per una settimana in un vero e proprio mondo, quello di Gaibledon. Il Gaibledon, più che un torneo, è un'esperienza. Noi, oltre ad accogliere le giocatrici, proponiamo cene, eventi, come per esempio stamattina siamo andati a cavallo con una giocatrice, portiamo a far vedere il paese, facciamo workshop sulla pasta, eccetera, che alle straniere piace molto. Sì, avete capito benissimo, tra un match e un allenamento, le giocatrici a Gaiba fanno letteralmente di tutto, persino la pasta fresca, insegnata da quelle che da queste parti si chiamano mazzere. Letteralmente viziate, le tenniste vengono accompagnate a fare giri a cavallo e persino navigazioni sul Po. Hanno vissuto un'esperienza un po' particolare, perché non tutti i giorni hai la possibilità di andare a fare un giro sul Po su un natante, piccolo, però sempre natante. Abbiamo trasportate dall'imbarcadero di Gaiba all'imbarcadero di Stienta, alcuni giretti fatti sulle piccole isolette che stanno sporgendo, perché è ancora alto come livello. Infatti uno dei punti su cui noi ci giochiamo tanto è l'accoglienza. Ci viene detto che sì, si viene qua per l'erba, ma la prima ragione per cui le giocatrici tornano ogni anno è che siamo una grande famiglia. Qui a Gaiba tutti ormai parlano inglese, ma a disposizione delle giocatrici straniere c'è anche una traduttrice, Irene, gaibese doc, che ha scelto di effettuare il suo lungo stage universitario proprio a Gaibledon. Il mio compito principale è fare da intermediaria tra lo staff di Gaibledon e le giocatrici straniere, appunto, parlando inglese fondamentalmente. A completare il pacchetto accoglienza c'è, come ormai tradizione, anche l'immancabile cena di gala, con tanto di premi e fuochi d'artificio e la possibilità di alloggiare nella storia. A disposizione delle giocatrici c'è una villa del 600. Questa villa domina praticamente il paese di Gaiba, è nata prima la villa, poi è nato il paese. Infatti sono venuti diverse ragazze straniere, sono diversi anni che questo Gaibledon sta portando gente, e quindi quando magari se ne vanno quasi hanno la lacrima, perché qui stanno veramente bene. Un'accoglienza che le giocatrici hanno dimostrato di apprezzare moltissimo. Tutti qui sono assolutamente amichevoli, ti fanno sentire a casa. È una cittadina molto piccola, però è confortevole. È un clima unico, sembra di stare in famiglia, ci si diverte, ci si allena con lo spirito giusto.